Un'altra stagione, la sesta di attività, al taglio del nastro. Il Real Trecastagni si è radunato sabato 1 settembre nel nuovo quartier generale, il campo Mannanici di Via Capuana, per rendere ufficiali staff e programma dell'annata che verrà, quella che sino a giugno prossimo rappresenterà le attività della stagione 2018-2019. Una panoramica presentazione curata dal presidente Turi Cavallaro, il quale ha parlato di obiettivi e lavoro svolto nei mesi scorsi, mentre regnavano incertezza e caos su questioni legate allo stadio La Carlina e che hanno coinvolto molte realtà, non solo sportive, del territorio trecastagnese. L'ufficialità dell'organigramma societario, dai vicepresidenti Rocco Parisi e Antonio Timpanaro al segretario Lucio Ponte, dal tesoriere Orazio Viscuso ai dirigenti Giuseppe Rabuazzo, Maurizio Alonso, Salvo Pernice e Mario Nicotra, nuovo magazziniere Carmelo Reale, altre figure verranno rese note a breve. Un primo approccio da parte di calciatori e famiglie in attesa dello start ufficiale delle sedute di allenamento sotto la direzione generale del coordinatore tecnico Maurizio Alonso, sedute che prenderanno il via lunedì 3 settembre dalle ore 15:30 proprio sul sintetico Mannanici con la categoria Pulcini. A loro, oltre il lunedì, saranno dedicate le giornate di mercoledì e venerdì, sempre con orari 15:30-17. Saranno guidati dai due nuovi volti dello staff tecnico Real, Salvatore Murabito e Salvo Pernice. Piccoli amici, primi calci e la nuova categoria Formichine, dedicata ai più piccoli, nati per intenderci nel 2013-14, inizio attività martedì 4 settembre e allenamenti in programma, oltre al martedì, anche il giovedì, orario 16:30-18 e sabato mattina dalle 9:30 alle 11. Alla loro guida i confermati Rosario Greco e Giorgio Foti. Per gli esordienti, affidati al nuovo duo Francesco Caruso, Piero Merlino, sedute in programma martedì e giovedì 15:30-17, sabato orario da stabilire. Infine la Under 15, ex giovanissimi, già in campo da pochi giorni a Nicolosi per l'inizio della preparazione e che disputerà le gare interne sul campo in terra battuta di Pedara. Tutti agli ordini di coach Salvo Mazzaglia, lo scorso anno alla guida degli esordienti. E quest'anno è un anno particolare perché le difficoltà a livello logistico sono notevoli, però diciamo, con la buona volontà e l'impegno di tutto il gruppo dirigente siamo riusciti a affrontare questo campo Mannanici, qui qua a Trecastagni in via Luigi Capuana. Che in realtà è stato il campo che ci ha visto nascere nel lontano settembre del 2013. Le problematiche del comune di Trecastagni, ma io su questo ci torno successivamente, ci hanno costretto ad andare in giro per fare i campi. Comunque questa problematica l'abbiamo risolto. L'abbiamo risolto grazie all'impegno dei dirigenti che ho già detto, ma soprattutto per quanto riguarda le amministrazioni comunali. Io desidero, da questi microfoni, desidero ringraziare il comune di Nicolosi nella persona del sindaco e dell'assessore, il comune di Pedara nella persona del sindaco e dell'assessore Salvatore Torrisi e il comune di Via Grande nella persona del sindaco Franco Leonardi e del vice sindaco Mauro Licciardello, che anche se in questo momento noi non stiamo soffrendo della struttura di Via Grande, che sono stati disponibilissimi. Veramente devo dire grazie a queste tre amministrazioni che ci sono venuti incontro, e questa è una cosa molto molto importante per il panorama calcistico e il futuro nostro, perché chiaramente ci auguriamo che più presto Trecastagni possa risorgere, ma non solo dal punto di vista sportivo, che possa risorgere sia sotto l'aspetto culturale, sia sull'aspetto dirigenziale, sia sull'aspetto religioso, perché Trecastagni non merita di trovarsi in questo stato come lo è in questo momento. Io che ho speso la mia vita per il nome di Trecastagni, sicuramente sono molto molto amareggiato di vedere queste situazioni che si sono create nella mia città, però io mi auguro che con la buona volontà
con l'appoggio della classe dirigente locale, politica, religiosa, culturale, con l'appoggio di tutti, si risolvano tutti i problemi che in questo momento incombono sulla nostra cittadina. Questo è isolato dal fatto, non solo è isolato dal fatto sportivo, ma è un discorso generale, perché vedere il teatro chiuso, vedere l'auditorium chiuso, vedere gli impianti sportivi, il teatro, altre strutture ancora tutte chiuse, non è edificante. Sicuramente ci vuole buona volontà per portare riportare queste strutture a norma e così vedere rinascere nuovamente la nostra città. Perché la scelta è caduta proprio su certe figure? Ci riferiamo a Francesco Caruso, Piero Merlino, Murabito e Salvo Pernice. Bene, per quanto riguarda le scelte, innanzitutto Francesco Caruso e Piero Merlino sono due ragazzi che avevano tanta voglia di fare, due ragazzi sulla quale io scommetto, e allo stesso tempo sono delle persone, dei ragazzi che sono molto molto appassionati e vogliosi di fare, e mi auguro che noi siamo il tambolino di lancio per questi ragazzi per poter dare un input in più alla nostra società. Per quanto riguarda Salvatore Murabito, noi dovevamo sostituire il professor Luigi Di Domenico, che per motivi personali non ha potuto continuare l'attività già dal mese di marzo dello scorso anno, e quest'anno diciamo, abbiamo ritenuto opportuno a questo punto affidarci a una persona collaudata, uno che ha fatto tecnico in tantissime società, anche di categoria, e abbiamo scelto Salvo Murabito. E nello stesso tempo, come ci sarà dice il dottore Salvo Pernice, che oltre a essere un dirigente farà da collaboratore al signor Salvatore Murabito. Per quanto riguarda Antonio Milone, per motivi personali non è constato che a breve volerà a giuste nozze, ne approfittiamo per fare tantissimi auguri, non ci sarà nemmeno lui. E per quanto riguarda altre figure, Salvo Mazzaglia, dopo aver fatto un ottimo lavoro lo scorso anno con la categoria esordiente, era doveroso affidargli la categoria giovanissime, considerato che la maggior parte dei ragazzi di questa categoria provengono dalla categoria esordiente, dove lo scorso anno hanno fatto più che bene. Poi abbiamo una ciliegina sulla torta, si chiama Maurizio Alonso, che coordinerà tutte le attività tecniche della nostra società. Maurizio Alonso è un nome, una garanzia, lo scorso anno è stato con noi, prima con gli allievi e poi successivamente ha collaborato con la società, sulla quale sicuramente non ci sono poche parole da dire, considerato che è una persona che ha dato tanto, e sono convinto che con lo suo avvento nella nostra società, con questo ruolo di coordinatore tecnico, darà un input importante alla nostra squadra. E noi stiamo continuando col nome di Tre Castagne. Tre Castagne Sportivo non può non essere rappresentata per quello che ha dato e ha fatto negli ultimi 60 anni, perché Tre Castagne ha avuto un nome rilevante nel calcio dilettantistico, nel calcio giovanile, e mi sembra doveroso continuare l'attività con il nome Tre Castagne. Se poi nel corso del tempo non ci daranno la possibilità di poter svolgere la nostra attività, sarà un discorso che da affrontare in seguito. Chiaramente per quanto riguarda questa stagione, noi ci chiamiamo e continuiamo a chiamarci Real Tre Castagne.